Ragazzacci del web, un salutone dalla bacio e bentornati nella scuola di mod. E prima inizio il video, come sempre vi ricordo di lasciare un like per sostenermi la serie, che non è iscriversi come tanto, lasciami un commentino dandomi consigli per questo di oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella scuola di mod versione Astral Sorcery, secondo episodio di questa mini serie, chiamiamola così, dedicata alla Astral Sorcery, perché come spiegato in precedenza la Astral Sorcery è una mod veramente enorme, veramente gigante, che richiede un po' di attenzione perché ha tanti aspetti. In più ricordo che per creare questi video io utilizzo un pack che si chiama Sopravvivere con l'Astral, che trovate sul Twitch Launcher, che gioco in live su Twitch. Quindi se volete essere partecipi dei progressi che vado a fare, mi potete seguire sia sul gruppo Telegram che su Twitch, trovate i link in descrizione. Nello scorso episodio avevamo trattato la parte del discovery e la parte dell'exploration, arrivando diciamo a fine, dove non mi ricordo se avevamo craftato o meno lo Starlight Crafting Altair. Ok, lo Starlight Crafting Altair non è altro che l'evoluzione della Luminous Crafting Table, che si fa appunto nella Luminous Crafting Table, però purtroppo per funzionare non solo ha bisogno della luce lunare, ma ha bisogno anche di un altare particolare. Per farvi capire cosa sto parlando, utilizzeremo questo qui e poi arriveremo anche a questo. Appuntando la stella altare ci teletrasporteremo nella mia zona di lavoro. È una zona di lavoro che, come abbiamo parlato nello scorso episodio, si trova nella zona dove c'è parecchia energia stellare, e l'ho fatta in alto perché in modo da poter ottenere più energia possibile. Questo, ragazzacci, è l'altare per far funzionare lo Starlight Crafting Altar. Tranquilli, sul libro trovate tutto quanto. Si guarda, si gira, si cosa, si può mettere anche per layer, e in più ti dice che blocchi servono. Questo, ragazzacci, è l'altare di livello 2. All'interno di quest'altare si possono fare tante cosettine, ragazzacci. Primo fra tutti mi viene da dirvi il telescopio, quindi torniamo indietro, poi arriviamo anche a questa cosa fighissima. Il telescopio, che è questo qui, che adesso non si vedrà niente, quindi mettiamo notte, è un'evoluzione del Looking Glass, ha la particolarità di essere fermo e ci consente di girare con un click la mappa senza dover stare a impazzire a cercare in giro. Tra l'altro qui potete vedere che ci sono delle costellazioni, tipo questa qui è una costellazione, ne sono sicuro al 100%, no? Che però non ci consente di essere fatta. Questo perché, come ho spiegato nello scorso episodio, per creare una costellazione abbiamo bisogno del constellation paper, e una volta trovato il constellation paper della costellazione adeguata, noi conosciamo la forma della costellazione, la possiamo trovare in cielo. Queste sono quelle basi. Quelle più avanzate, e ce ne sono ben 17 in tutto credo, non sono trovabili, si possono solamente craftare, però purtroppo serve l'altare finale. Quindi per ora ci dobbiamo accontentare di queste qui. Comunque, come potete vedere, ho già trovato in cielo le varie costellazioni. Una volta che vengono trovate, compaiono anche di notte. E si possono fare tante tante cosettine. Ma partiamo da l'Iron Transmutation e della Linking Tool, per non parlare dello Star Metal. La Linking Tool Wand, ovvero questa bacchettina qui, ci consente di linkare un cristallo di questi,
oppure di quelli artificiali, che questi si possono fare a livello avanzato, ad un oggetto, o meglio a un blocco a nostra scelta. Nello specifico, la prima cosa che dovrete andare a fare è prendere un OR di ferro, ok, piazzarlo vicino al cristallo e clic destro, select collector crystal, e linkarlo al blocco. Come potete vedere, un raggio di luce colpisce il blocco e comincia questo effetto particellare. Tra un pochettino questo blocco si trasformerà nello star metal. Se vedete questa particolare qui è perché ovviamente in game li ho piazzati tutti quanti qua sotto e li ho linkati tutti. Rimangono comunque collegati, quindi se io piazzo un blocco qui, lui continua ad essere collegato a quel blocco, ok? E mi trasformerà tutti quanti i blocchi di ferro presenti in quest'area, perché quest'area è tutta quanta linkata. Però non si può linkare solamente blocco di ferro, ma si possono linkare anche altri blocchi. Ora, di alcuni di questi non ne ho la certezza appieno, quindi proveremo insieme. Selezioniamo il cristallo e selezioniamo la pumpkin, il blocco di netherrack, il blocco di sand, sandstone, magma block, diamante, sea lantern e nether wart block. In teoria ognuno di questi qui si dovrebbe poter trasformare in qualcos'altro. Aspettiamo. Vedete? Questo si è trasformato nello Star Metal Ore. Lo Star Metal Ore è veramente importante. Cotto ci dà lo Star Metal Ingot, oppure nella Grindstone ci dà la polverina e c'è la possibilità di duplicarlo. Sia la polvere che il lingotto sono materiali da crafting molto importanti e ce ne servirà davvero tanti. Fortuna che con questo metodo non è difficile da farmare, in più se c'è la possibilità di duplicarli tanto meglio. Ecco, cominciano a cambiare lapis, guardate sandstone, soul sand, questi qua sotto non so se ci vuole di più oppure se non gli piace che ci sia qualcosa sopra. Proviamo. Ok, sembra che non vogliano cambiare, molto probabilmente lì ci vorrà parecchio più tempo. Nel frattempo andiamo un attimino avanti e semmai torniamo dopo a controllare. Abbiamo le Crystal Lens che hanno la particolarità di ridirigere, eccole qui, di ridirigere i fasci dei cristalli. Ok, tipo facciamo un esempio, se io questa la metto qua e prendo il cristallo, lo linko a questa e poi la Crystal Lens, ecco, la Crystal Lens la ridirigo tipo di nuovo qua sopra, ok, il raggio che parte da lì arriva qui, poi viene ridiretto là sopra. È un sistema carino per gestire la luce dei cristalli, visto che questi non si possono spostare. Può essere utilizzato in diverse maniere, ma attualmente non ci interessa più di tanto. Andiamo un attimino avanti e poi semmai torniamo dopo sull'argomento. Ecco, vedete, qui vi spiega un po' il discorso della trasmutazione. Due piccole note su le wand dell'astral. Le wand sono molto carine. Abbiamo la formation wand che si fa a questa maniera, la conversion wand e la impulsion wand. Sono veramente fighe e per farvele vedere cominciamo a prendere, non lo so, dei blocchi a caso, la cobblestone, ok, perfetto. Torniamo in survival e iniziamo dalla formation wand. Shift right click e lei memorizza il blocco. Ovviamente i blocchi li dobbiamo avere in inventario, ragazzi. Lei piazza blocchi davanti a noi, ok, in linea retta oppure verso il basso, ma sempre massimo alla nostra altezza.
La conversion wand, invece, sempre shift e click e memorizza il blocco, cambia i blocchi in una certa area. Per esempio, io qui, se voglio cambiare il pavimento di casa, mi basta fare così. Vengono cambiati tutti i blocchi adiacenti dello stesso tipo. Tipo qui, ora io non ho più cobblestone, ok, ne prendo un altro pochettino. Voglio cambiare questo qui, lo cambio, questo lo cambio. Vedi? A volte qualcuno lo salta perché magari c'è un blocco sopra, non lo tiene, ma quello va bene. E i blocchi che ha cambiato ci vengono ridati in inventario. Uno scambio. Ok? Bene. Per quanto riguarda invece la Impulsion Wand, lancia questo cosetto che ci dovrebbe consentire di arrampicarsi. Esatto. Molto semplicemente, ha un raggio. Non volevo entrare nel portale, mi scusi, posso tornare a casa, grazie. Non ha un raggio elevatissimo, però ci può consentire di magari fuggire da una caverna. E la cosa particolare è che sono a gratis, non consumano niente, a parte, diciamo, energia stellare, che se vedete sopra la barra della mia esperienza c'è una barra azzurra che si consuma ad ogni tiro, però poi si ricarica. Questo è per non spammare, praticamente. Dopodiché veniamo alla parte bella, la parte importante, ma prima voglio farvi un passaggino ulteriore. Uno dei metodi che possiamo utilizzare per farmare lo Star Metal è quello dei Cluster Crystal. Praticamente, prendendo un secchiello di Starlight, lo versiamo, ci buttiamo dentro un Rock Crystal e una polve di Star Dust. Inizia questo effetto particellare. Dopo alcuni secondi lo Starlight viene consumato e si formerà un cristallo. Eccolo qua. Si è formato un cristallo. Questo è ancora piccolino. Per poter vedere la sua crescita non esiste nei. L'unico modo è fare F3 e andare a vedere qui lo stage. Ora è stage 0, quando sarà stage 4 sarà completamente cresciuto e lo potremo raccogliere. Cosa ci consente di ottenere questo? In primis i Celestial Crystal, che sono identici a Rock Crystal, solo che sono azzurri, diciamo, tra virgolette artificiali, e più due polveri. Però in teoria si può utilizzare lo stesso procedimento con la glowstone, solo che fa le particelle gialle. Vorrei provare anche con la redstone e la blaze powder, non sono sicuro che funzioni, però a noi provare non costa niente. Se io butto questo e questo non succede niente. Ok, con questo e questo non succede niente. Perfetto. Funziona semplicemente con la glowstone o con lo stardust. Ok, e qui si è creato un cluster diverso. Anche qui vale la stessa regola, bisogna guardare lo stage. Ne ho preparati altri due perché dovremmo avere la possibilità di avere tre risultati diversi. È random, non ci si può fare niente. E ognuno ha, diciamo, degli effetti particolari. Ok, e niente, abbiamo entrambi le Gen Crystal, va bene, forse crescendo cambiano, non lo so. Sì, vedete, questo è il Gen Crystal, ok, lo stage 1, lo stage 2, lo stage 3 e lo stage 4, e credo che a seconda di a che stage lo rompiamo ci darà una cosa diversa. Nel mentre che loro si fanno, questo è ancora uno stage 0, noi andiamo avanti e parliamo di due aspetti fondamentali
cioè dell'attunement e dei rituali, ma prima il Celestial Gateway, che è quello. Il Celestial Gateway non è altro che un teletrasporto fra vari gateway. Si crafta a questa maniera e questo qui è l'altarino, molto semplice. Per comodità si possono rinominare in una anvil e acquisiscono il nome, cioè la stella prende il nome che gli viene dato. Basta salire qua sopra e tutto quanto diventa buio, puntare la stella e tenere premuto shift. A fine animazione veniamo teletrasportati al nuovo portale. E qui si parte con l'attunement. Si possono attunare ad una costellazione due cose, ragazzacci: il player e i cristalli. Molto semplicemente, mettiamo caso che io preferisco partire sempre con un vicio e poi vi spiegherò il perché. Vogliamo attunare noi stessi a vicio. Quello che dobbiamo andare a fare è prendere la pergamena. Qui ci vengono delle particelle bluastre dove andare a mettere gli spectral relay. Questi spectral relay andranno a formare le stelle della costellazione che abbiamo scelto. E se sono stati messi bene e la costellazione in cielo, parte questo effetto. Ok, ora io sono già attunato a vicio. Attunarsi cosa vuol dire? Vuol dire acquisire dell'abilità, dei perk. Questa è la mappa dei perk. Il massimo dei punti che si possono ottenere sono 30, 30 che poi vanno spesi nei vari punti a nostra scelta. Nello specifico io ho fatto questa linea perché ho ottenuto Agility, aumenta la mia velocità di movimento e dovrebbe essere il danno da caduta, non lo so. L'effetto dei perk, ancora effetto dei perk, movimento speed e rage, movimento speed, attack speed, e qui item dropped when mining o slaying monster are directly transferred in your inventory. Cioè, ogni volta che miniamo un blocco o uccidiamo un mob, tale blocco viene trasferito nel nostro inventario. Vi faccio un esempio. Ora io tolgo tutta quanta la dirt che ho, vado in survival e rompo un blocco. Vedete? Non è stato droppato. Dov'è finita la roba? Un creeper mi ha esploso alle spalle, ma va bene. Eccolo qua. Tutta quanta nel nostro inventario. C'è il signor zombie che rompe le scatole? Noi lo killiamo e non fa drop. Lo scheletro, dov'è? Eccolo qua, non fa drop. Però il drop c'è stato. Le ossa le abbiamo prese, la terra l'abbiamo trovata. Questo perk praticamente ci fa da magnete. E questa è solo la prima delle opposità della Stal Sorcery. Andando avanti, io ho ottenuto varie cose, come per esempio maggiore armatura, un cuore extra, la resistenza agli elementi e varie altre cosettine. I perk funzionano con le 5 costellazioni base: Amara, Dischidia, Eorzio, Aevitas e Vicio. Io perché ho scelto Vicio? Perché ad ogni costellazione corrisponde un aspetto del gameplay. Vicio, nello specifico, corrisponde al movimento. Quindi guadagno punti esperienza, cioè ability point, muovendomi nel mondo. Per esempio, Amara che controlla la difesa, guadagno punti prendendo danno. Dischidia che controlla il danno da spada, insomma, il danno che infliggiamo noi, facendo danno, Eorzio minando e Aevitas buildando, costruendo. Ok, ogni ramo controlla un aspetto.
Qui per esempio troveremo più che altro perk relativi alla velocità, qui relativi alla difesa, qui relativi all'attacco, e così via discorrendo. Sta un po' a voi decidere qual è la vostra strada. Ecco, io preferisco partire di qui perché si sale molto più velocemente. Per quanto riguarda invece l'attunement dei cristalli, molto semplicemente è venuta giorno, onesto, proprio quando dovevo, perfetto, invece di salirci noi e quindi venire attunati noi, semplicemente ce lo doppiamo sopra, l'altare se lo prende e adesso attunerà il cristallo alla costellazione di Vicio. Come sempre le animazioni dell'asta sono veramente eccezionali, ragazzacci, parliamoci chiaro. E in più è anche bella tosta come mod, c'ha delle belle cose. Eccolo qua. Ora lui è attunato alla costellazione di Vicio. Questo cosa ci consente di fare? Ci consente di fare dei rituali. Andiamo a casa. Nel frattempo diamo un'occhiata qua. Allora, questo è allo stage 4, è arrivato, perfetto. Quindi andiamo un attimo in survival e proviamo a minarlo. A minarlo ci dà il Celestial Crystal e due Stardust. O una. Forse una. No, non è detto che ce ne dia due. Proviamo, vediamo un po'. Ne ho preso uno già fatto, eh. Ne ho due in inventario. Sì, ci ridà la Stardust. Strano, credevo ogni tanto li duplicava. Forse non sempre. No. C'è da dire però che il size del Celestial Crystal è molto più elevato rispetto a un comune Rock Crystal, quindi in teoria ci si dovrebbero poter fare le armi più importanti. Interessante. Stavamo dicendo dei rituali. Ok. I rituali principali sono quello di Dissidia, ok, abbiamo Amara, Vicio ce l'abbiamo già, Aevitas e Devorzio, ok, ognuno di questi avrà un effetto diverso, ma scopriamolo insieme. Dissidia dovrebbe essere un rituale che fa danno ai mob ostili. Facciamo un esempio, prendiamo un uovo di zombie, ok, e lo sponiamo. Non solo viene allontanato, ma viene anche picchiato male. Vedete? Fa danno, perfetto. Viene allontanato per un'altra cosa, ma quello ci arriveremo in seguito. Tu togliti, grazie. Mi ridai per favore il mio cristallo? Grazie. Qui abbiamo Amara. Amara è quello che faceva prima. Amara praticamente dà Jump Boost al Subition Resistance, in più allontana i mob e anche di parecchio. Questo rituale nello specifico lo abbiamo usato qua di sotto per creare un mob spawner. Abbiamo preso uno spawner di Blaze e ora c'è quello di sopra che gli dà fastidio, lo andiamo a togliere. Praticamente i Blaze spawnano, il rituale li allontana e li spinge contro quelle spike. Potremmo eventualmente usare anche l'altro rituale che fa danno, ragazzi. Però, ma andiamo avanti. Vicio. Vicio cosa fa? Vicio, e molto probabilmente il libro ce lo dirà allegramente, ci consente di... ci fa levitare.
È un volo in creativa. Ah no, sono io che sono in creativa. Sono Pier, scusa. Però adesso non sono in creativa. Praticamente sì, ci dà il volo in creativa. Questa non la sapevo veramente. Ovviamente magari avrà un raggio limitato. Ok, controlliamo. Merda. Salve. Ah, ecco. Ok, sì, ha sicuramente un raggio limitato. Però è un bel raggio. E praticamente se volete avere il volo, diciamo, nella vostra zona, potete tranquillamente mettere Aevitas nel centro della vostra zona e cioè, avete il volo in creativa. Interessante. Discite l'abbiamo visto. Vediamo Aevitas. Aevitas ci dà rigenerazione. E in più dovrebbe aumentare la crescita, credo, tipo deve fare un effetto di bon meal. Nope, no, rigenerazione. Per quanto riguarda l'ultimo, che è Evorzio rompe i blocchi nel certo raggio. Praticamente è un... Guarda, fa la roba. È un query. E ci sta trovando anche delle risorse tipo il copper. È un po' random. Ok, però il call. No. Ovviamente non fatelo vicino a casa vostra perché vi spacca tutto questo. Cioè... Interessante, interessante. Nel frattempo qualcosa qui è successo. La pumpkin è diventata una torta. Va bene. E questo credo che diventi uno smeraldo. Però a quanto pare ci vuole tanto tempo. E volendo un attimino skippare anche questa cosettina qui, abbiamo i tre stadi principali. Perché adesso lui è in stage 1, ok? Questo è lo stage 2, questo è lo stage 3 e questo è lo stage 4. Rompendo questo ci dà il cristallino blu, rompendo questo ci dà quello d'oro e rompendo questo ci dà questo qui. Questi qui sono delle gemme che danno effetti diversi, tipo quello blu aumenta il danno e la vita massima, quello rosso aumenta il danno dei proiettili, la vita e l'armatura, questo qui in chiesa il danno in non lo so, e la rigenerazione. Questi oggetti in teoria si dovrebbero poter mettere tipo ecco gem socket. Mettiamo caso che ora non lo possiamo fare, però ci sono questi qui, una volta raggiunti probabilmente ci si possono mettere dentro. Da ultimo, ma non per importanza, diciamo piccola particolarità, c'è la shifting star. La shifting star è un oggetto che se usato ti fa perdere l'attunement, ok? Quindi i vari perk. È utile se volete cambiare percorso di attunement o tornare indietro e fare altre cose. Detto ciò, ragazzacci, per oggi ci salutiamo qua. Questa parte dell'Astral è una prima parte di tutto quello che si può fare. Non è ancora le cose più avanzate, parliamoci chiaro, però già si cominciano a vedere delle cosine interessanti, tipo un query va a gratis così, i teletrasporti, i mob spawner e tante belle cosettine per diventare stra OP e stra potenti. Detto ciò, ragazzacci, ovviamente come sempre, se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciare un like, un commento, a condividere il video, se non lo avete fatto iscritto al canale, dal bacio, K!
che vi aspetta in live su Twitch per proseguire nel pacchetto e preparare il prossimo episodio, che non so quando ci sarà. Un saluto, un abbraccio, alla prossima gente, ciao ciao.